Ciao a tutti, allora oggi ho per voi un video che mi è stato richiesto varie volte, anche tanto tempo fa. Vi ho chiesto se eravate interessate, bene o male mi avete risposto quasi tutti di sì, per cui ecco qui il video di oggi. Allora vi faccio vedere tutti i semi permanenti e gel color che ho nella mia collezione e poi li mettiamo un po' a confronto. Sono di varie aziende, tra cui ad esempio Neonail, La Femme, Passione Unghie, Karma Nail e qualcos'altro. Le ho divise in rotelline, ma non le ho divise in ordine di colore, come capita spesso. Ho preferito dividerli per azienda, più o meno, nel senso ho una rotellina tutta di Neonail, qua ce ne sono varie. Qui ho i gel color, che sono in una rotellina a parte. Però vorrei riorganizzarli un pochino, adesso vedrò se magari in questo periodo in cui siamo chiusi in casa mi dedicherò anche a questo. Se avete comunque altre richieste per dei video, scrivetemi nei commenti, visto che mi sa che saremo rinchiusi in casa per ancora un bel po', ho del tempo per registrarvi dei video, quindi fatemi sapere nei commenti. E noi partiamo subito con, vediamo, facciamo Neonail, che è una rotellina tutta a sé. Queste le vediamo dopo, anzi no. Facciamo che vi faccio vedere subito i gel color visto che ne ho pochi. Allora, come vi dicevo, i gel color in mio possesso sono davvero molto pochi perché non amo acquistare i gel color e non amo utilizzarli. Per un semplice fatto, trovo che i semi permanenti siano uno più versatili e due più comodi da stendere. A me non mi piace prendere il pennellino e stendere il gel color, poi doverlo pulire, insomma, è una rottura di scatole pazzesca. Quindi non ne ho più comprati. Tutti quelli che ho sono di Passione Unghie, anche se ne ho tre di Karma Nail, ma non li vedrete perché non mi piacciono e quindi li ho tolti dalle mie proposte. Comunque ho fatto anche il video in cui vi ho fatto vedere questi semi permanenti e lì vi spiego anche il motivo del perché non mi piacciono. Comunque magari vi lascio qui la scheda. Questi gel penso siano vecchissimi, io, cioè sono vecchissimi, io onestamente non ho la minima idea se siano meno disponibili ancora su Passione Unghie, perlomeno questi tre sono sicura che ci sono ancora, questi qui non ho idea. Quindi partiamo da questi, ho Oro Rosa Flash, che è bellissimo, Glitter Chrome Fucsia, Glitter Chrome Lilac, questi due qualche volta li ho usati e anche Oro Rosa Flash l'ho usato abbastanza, insomma. Poi abbiamo Rosa Metal, Vega, Eclisse, Elettra, Notti d'Oriente e Porpora Metal. Di questi ho usato solo Vega, gli altri non l'ho mai utilizzati, quindi sono nel mio cassetto da qualcosa come almeno 2 anni e non li ho mai utilizzati. Poi gli altri tre che ho, questi invece li ho usati almeno una volta ciascuno. Abbiamo Marigold, Raspberry e Passione. Molto belli tutti e tre, si stendono molto bene. Questi due sono dei fast, se non sbaglio. Questo mi è piaciuto tantissimo, l'ho indossato sulle mie unghie, è molto bello Marigold. Andando avanti, passiamo ai semi permanenti. Allora, ho questa rotellina con dei semi permanenti che ho anche questi da tantissimo e sono della Elite 99, vi faccio vedere. Sono questi qui per intenderci, i Platinum Gel. Sono tutti glitterati e sono molto belli. Questi sono tra i primi acquisti che ho fatto, insomma, quando ho cominciato a farmi le unghie da sola. E mi piacciono tantissimo, questi li tengo, non li uso veramente da tanto, però qualche volta capita che magari mi va un glitterino di un colore che non ho e bene o male qui ho una scelta abbastanza ampia. Questi non hanno dei nomi, hanno tutti dei numeri, non ve li sto a dire perché sennò sembra che giochiamo al lotto. Comunque, eccoli qui, sono tantissimi e non è neanche tutta la collezione intera, ce ne sono altri. Io questi li ho acquistati su AliExpress, penso ci siano ancora, non lo so. E veramente molto belli, sbrilluccicano che sono una meraviglia. Poi passiamo ora alla rotellina dei misti. Qui ho un po' di aziende varie. Allora, non sono, vedete, bene o male, non sono in ordine cromatico, un pochino qui verso la fine, qua no. Allora, cominciamo. Abbiamo queste che sono i colori dell'ultima collezione uscita in casa La Femme.
sono bellissimi, vi ho fatto il video anche di questi. Abbiamo l'H253, l'H252, l'H251, il 250, il 249 e il 248. Sono meravigliosi, li vedete abbastanza veritieri anche in video. Questo lo vedete più sull'azzurro, in realtà è più sul verdino. Bellissimi. Poi andiamo avanti. Cosa c'è? Ok, abbiamo dei glitterini sempre di La Femme. Allora, questi due qui sono della collezione natalizia di quest'anno. Sono l'H246 e l'H247, sono meravigliosi entrambi, non so se rendono. E poi invece questo che è l'H218, che mi sembra che sia stato anche questo di una collezione natalizia di qualche anno fa. È tutto un glitterino, vedete, a base trasparente, multicolor. Andando avanti abbiamo questi quattro, sempre di La Femme, che sono della collezione estiva dell'anno scorso, che si sviluppava così, se non ricordo male, in tre colori e tre glitter. I glitter sono a base trasparente, io qui li ho applicati sul rispettivo colore per far risaltare meglio il glitter, però lo potete applicare su qualsiasi altro colore. Abbiamo l'H234, il 235 che è il suo glitterino abbinato, il 232 e il 233 che è il suo glitterino abbinato. Sono meravigliosi, queste unghie le ho fatte su di me, così praticamente così come le vedete, e fantastiche, cioè veramente. Andando avanti abbiamo altri glitterati, abbiamo l'H224 di La Femme e l'H225 di La Femme. Questi, se non sbaglio, erano della collezione forse primaverile, non mi ricordo, dell'anno scorso. Non rendono un granché, sono pearlescenti, questo sull'arancio e questo sul nude. Questo sì, l'ho indossato in un'unghietta, molto carino, delicato. Questo bellissimo, un colore molto elegante, raffinato, veramente tanto tanto bello. Poi abbiamo questi due fluo, questi sono di Karma Nail, sono semi permanenti, il 117 e il 042, che sono favolosi. Questi dovete assolutamente averli nella vostra collezione per l'estate, sono, cioè, bellissimi. Uno è più sul fucsia, uno vira quasi all'arancio, è un colore strano da descrivere, questo qui vira un po' più all'arancio. Meravigliosi, provate anche questi sulle unghie, sono bellissimi. Poi questi ve li lascio un attimo indietro perché vi spiego. E poi questo qui è della collezione natalizia di quest'anno di La Femme, Natale 2019, l'H245, che ha questo blu glitterino, che è bellissimo, un po' più chiaro di quello che vedete. E poi questi qui li ho lasciati indietro perché in realtà si tratta dello stesso colore. Questo è sempre della collezione di quelli di prima perlati che vi ho fatto vedere, è l'H227 ed è un azzurrino turchese semi trasparente con dei micro glitter all'interno, e io mi sono divertita a provare ad applicarlo sul nero. Guardate che bell'effetto che fa, non so se rende, comunque sembra un cielo stellato. Andiamo avanti, qui abbiamo un po' di tutto. Allora abbiamo sul giallo senape l'H214 di La Femme e Y014 di Nail Over, bellissimi. Sul blu ho l'H244 di La Femme, è un blu molto scuro, anche questo della collezione di Natale 2019, sembra quasi nero ma è un blu scuro. Di Karma Nail ho il numero 006, che è un rouge noir sul tendente un po' al marrone, molto bello. Questo VI02 di Nail Over, questo me l'avevano dato a un open day. Poi sui rosati, allora, qui di aziende ne abbiamo diverse. Allora, abbiamo Passione Unghie, Love Story, Dolly, questo è lo 0,99 di La Femme, 0,30 di Karma Nail, 195 di La Femme, 0,18 di Karma e il 238 e il 239 di La Femme. Questi sono meravigliosi. Molto belli anche, cos'è che ho indossato? Dolly, sicuro l'ho indossato, e questo di Karma, che è quello che ho applicato nell'ultimo video in cui vi ho fatto il refill con i prodotti Karma Nail. Allora, tra di loro, quelli che si assomigliano un pochino di più, vediamo, però sì, direi che
lo 0,99 di La Femme e lo 0,30 di Carmanele si assomigliano abbastanza. Probabilmente potremmo dire che questo qui di La Femme è leggermente un po' più acceso come colore, ma come tonalità sono praticamente identici. Sono molto belli comunque. Andando avanti, abbiamo questo marrone 240 di La Femme, Michelle di Passione Unghie, questo rosso glitterino di La Femme che è bellissimo, il 242, 243 sempre di La Femme, un rosso lampone, molto bello. RD16 di Nail Over che è meraviglioso, questo lo danno quando fate il corso Soak Off, questo colore è stratosferico. Sembra quasi un rosso, ma in realtà poi è un fucsia rosso, ma è un colore bellissimo, è difficile da è difficile da spiegare, è un mix tra un fucsia e un rosso, è meraviglioso. Poi abbiamo Summer Love che è un super fluo di Passione Unghie, Joker di Passione Unghie, un viola fluo. Poi questi pastellini qui abbiamo lo 091 di Karma, che è questo lillino pastello, bellissimo, anche questo l'ho indossato. Virgin di Passione Unghie, questo colore è molto carino, però mi ricordo che quando ho provato, l'ho messo sulle unghie, si stende che è uno schifo. Poi abbiamo questa collezione qui di Model Ones con cui ho collaborato, quindi anche di questo avete il video. È una collezione, esce un kit così con questi colorini molto carini. Quindi abbiamo dei nude, dei rosa, dei grigi chiari, grigi scuri. Poi ho due colori di Neo Nail, questi li ho messi qui, non so perché, forse nella rotellina Neo Nail non ci stavano più, che sono quelli termo, cambiano colore. Questo va dal rosa fucsia al bianco latte, è Caipirinha Berry, e poi c'è Black Russian che va dal nero al non ho ancora ben capito che cavolo di colore diventa. A parte che ci mette di più questo a cambiare colore, diventa quasi grigio, ma non ho capito se è anche questo un lattiginoso o no, e non l'ho ancora mai provato sulle unghie, per cui non lo so. Questo invece l'ho provato, bellissimo. Andando avanti, ho questi, in realtà sono solo due. Semplicemente ho provato la calamita in modi diversi. I classici Katai, insomma, quelli che vanno un sacco ultimamente. Questi sono della You Are Sugar, li ho presi su Wish se non sbaglio. Molto belli, secondo me. Non fanno quell'effetto super wow di marche, insomma, un po' più costose, però comunque fanno la loro bella figura. Ecco, non so se li vedete, ce n'è uno che va sul blu, uno che va sul viola. Questi li ho applicati, vedete, facendo questo effetto, e questi invece li ho applicati più semplicemente facendo la riga laterale, sono un po' più difficili da vedere in telecamera, molto carini, e sono lo 004 e lo 008. Vi faccio vedere la boccetta, sono questi qui. Galactic Cat Eyes si chiama. Ultima rotellina è questa qui di Neo Nail, di cui non so perché vado super fiera. Sarà che adoro veramente tanto i colori di Neo Nail e vorrei sempre comprarne, ma tra l'altro hanno aumentato i prezzi, mannaggia loro, quindi non ne sto più comprando. Allora, cominciamo dai glitterozzi, dai. Allora, i glitter Neo Nail sono a dir poco strabilianti. Questi sono tutti della collezione. No, questi no, sono questi per. No, scusate, sto facendo confusione. Allora, questi due sì, sono della collezione Think Blink e questi non mi ricordo, aspettate che ci guardo. Ah già, allora, questi qui sono della collezione Diamond, questi tre qui, mentre gli altri. Mentre questi due sono della collezione Think Blink. Ok. E abbiamo allora Sugar Queen Iconic Style, quindi questi secondo me sono un oro e argento da avere assolutamente, sono dei must have, veramente sono stupendi, specialmente per Natale. Miss Diva che è bellissimo, io l'ho indossato Natale di 2 anni fa su tutte le unghie, è qualcosa di meraviglioso. E poi Shiny Rose che è un bellissimo oro rosa.
Sparkling Flower, che è un lillino tutto glitterino. Poi, rimanendo sempre sui glitterini, Neonail ha questa collezione che si chiama... Io non me le ricordo mai i nomi delle collezioni, scusatemi. Si chiama... Non c'è scritto. Non c'è scritto, mannaggia loro. Vabbè, è una collezione tutta a parte dove ci sono questi semi permanenti a base trasparente che all'interno hanno queste pagliuzzine, vedete? Sono meravigliosi. Io ne ho solo tre, ma mi piacerebbe prenderli tutti un po' alla volta. Ho Falling Star, Eclipse ed Equinox. Io qui li ho applicati per prova sul nero, sono meravigliosi, come vi dicevo. Questo va un pochino sul rosa, questo va sull'oro arancio rosso e questo va sul viola blu e verde, incredibili. E poi mi sono divertita ad applicarli anche su dei colori un po' più chiari, quindi vedete, ad esempio qui abbiamo un altro colore di Neonail con Falling Star, qui abbiamo sempre un altro colore di Neonail più Equinox e qui un altro colore con Eclipse. Vedete che fanno comunque degli effetti molto carini e si possono applicare su qualsiasi colore volete. Poi ho due lattiginosi che ovviamente su Tip non rendono un cavolo di nulla e sono Seashell, che è un lattiginoso rosato, e Snow Queen, che è un lattiginoso bianco. Questo lo avete visto in un video che vi ho registrato. Passando invece ai verdi e ai blu, beh, ho Pure Black, che è un nero normalissimo classico, ho questo blu scuro, Classy Blue, molto bello, Bottle Green, che è un verde anche questo quasi, si vede quasi nero, ma dal vivo si capisce che è un verde, e poi ho Avocado, molto carino, questo l'ho indossato in un video, ve l'ho fatto vedere. I rossi Neonail ho Lady Ferrari, Raspberry Red, Seductive Red e Ripe Cherry. Ripe Cherry è uno di quei colori assolutamente da avere, c'è stato un periodo in cui tutti avevano Ripe Cherry, è veramente molto bello, indossato, non stanca, ma li ho provati tutti, a parte Lady Ferrari è l'unico che non ho ancora usato. Questi tre penso di averli usati ormai allo sfinimento, sono bellissimi tutti e tre. Per quanto riguarda invece i colori un po' più sul marroncino e sul nude, abbiamo Mousy, non so come vada detto, Mousy Day, Hot Cocoa, Desert Rose, Sweet Milady, Mulled Wine e Warming Memories. Allora, di questi in realtà sono tutti ben diversi, forse, ma sì, si vede anche in telecamera che comunque sono simili ma molto diversi. Anche i nude cambiano veramente tanto in base anche all'incarnato, quindi non su tutte fanno la stessa resa. Warming Memories tende leggermente al lillino, è bellissimo, mentre questi tendono un pochino più sulla parte del marroncino. Per quanto riguarda i violetti, io adoro i viola, sappiatelo, io adoro i viola, quindi comprerei solo che dei gran viola, non so se si era capito, insomma. Allora, ho questi due che sono dei lillini, cioè First Date e Plumeria, non so come vada detto, Scent. Si assomigliano abbastanza, ma questo è decisamente più acceso come lilla, questo un pochino un po' più spento. Poi abbiamo Heather Kiss, Violet Garden, Heather Valley, Calm Burgundy e Burgundy Miss. Tra di loro direi che non si assomigliano, forse questi due, Heather Valley e Calm Burgundy, si assomigliano decisamente tanto. Li vedete un po' spenti, scusate, un po' scuri in videocamera. Questo è un pelino, ma proprio poco, più scuro, però si assomigliano veramente tanto. Quindi magari se state decidendo di comprare dei colori da Neonail, ricordatevi questi due, si assomigliano molto. Ok, siamo praticamente alla fine. Qui abbiamo Papaya Shake, che è meraviglioso. Quante volte avrò detto meraviglioso in questo video non lo so. Comunque è bellissimo anche questo, da avere assolutamente. È un arancione fluo stratosferico, d'estate è una bomba. Thailand Beauty, anche questo è un viola fluo assolutamente da usare per l'estate. Poi abbiamo Chasing Dreams, che è un, io lo definirei un rosa fluo,
In telecamera sembra uno schifo, non rende un accidente. In realtà è quasi un rosa porcellino fluo. Un colore molto strano che onestamente probabilmente io sulle mie unghie non indosserei mai, difatti non l'ho mai usato ancora. Poi Ramla Bay, questo invece è bellissimo, un pescato chiaro, molto portabile. E Fresh Nectarine, anche questo assolutamente da avere secondo me, un pescato un po' più caldo, un po' più scuro, bellissimo. Ultimo ma non per importanza abbiamo Hazelnut Butter, che è un marroncino color quasi caramello, molto bello anche questo. Questo l'ho provato una volta, non su di me, bellissimo. Allora facciamo un po' di confronti, in realtà non credo di avere tante cose simili, sicuramente di simili ci sono questi due qui. Allora, lo 091 di Karma e First Date di Neonail si assomigliano abbastanza. Quello di Karma è un po' più spentino come colore, un po' più morto, diciamo, un lillino un po' più spento, però si assomigliano tantissimo. Quindi anche qui decidete magari voi, se ne avete già uno non state a comprare l'altro. Altro confronto da fare è Avocado di Neonail e l'H249 di La Femme. Sono anche loro molto simili. Avocado è un pochino un po' più scuro, come vedete, però anche qui come tonalità più o meno ci siamo. Per quanto riguarda i blu, Classy Blu di Neonail e l'H244 di La Femme, anche loro sono due blu scuri che si assomigliano abbastanza. E anche in questo caso quello Neonail è un pochino un po' più scuro, ma sono molto simili. Vi metto a confronto anche Thailand Beauty di Neonail e Joker, l'SP50 di Passione Unghie. Entrambi sono dei viola fucsia fluo. Joker anche qui è un pochino un po' più scuro, però si assomigliano molto. Per gli arancio fluo invece Papaya Shake di Neonail, l'H234 di La Femme invece non si assomigliano assolutamente, come potete ben vedere. Questo qui di La Femme è molto più arancione, più scuro, questo forse ha in sé una puntina un po' di giallo, non lo so, comunque non si assomigliano assolutamente, sono proprio diversissimi, per cui no problem, se vi piacciono entrambi prendeteli. Poi a confronto vi metto Dolly di Passione Unghie, l'SP76, con il 232 di La Femme. Come tonalità di colore si assomigliano, però questo qui di La Femme è appunto fluo, un pochino un po' più fluo, mentre questo Dolly di Passione è un po' più spentino. Però si assomigliano molto, quindi anche qui vedete un po' cosa preferite. In telecamera si vede che questo è più fluo, vedete come risalta. Ma dal vivo la differenza è veramente minima, vi posso garantire. Andando avanti ho anche questi due che secondo me si assomigliano un pochino, che sono lo 099 di La Femme e lo 030 di Karma. Anche loro come tonalità veramente siamo molto vicino. Veramente c'è proprio una minima differenza, adesso li sto guardando benissimo, forse questo qui di La Femme ha in lui, in confronto a questo, una puntina minima di arancione, ma si assomigliano molto, quindi vedete voi cosa preferite acquistare nel caso. Burgundy Miss di Neonail e V02 di Nail Over, anche loro si assomigliano abbastanza, quello di Nail Over è un po' più scuro, ma come tonalità anche loro siamo lì, si assomigliano. E poi vi faccio vedere gli oro rosa che ho, anche se vi ripeto è difficile da farveli vedere per bene in telecamera. Comunque ho oro rosa flash, questo qui che è della Elite Platinum che vi facevo vedere prima, è lo 58010, e shiny rose di Neonail. Allora, secondo me shiny rose si vede che vira proprio più sul rosa. Questi due come tonalità si assomigliano molto, ma come texture sono proprio completamente differenti. Oro rosa flash, se lo avete, secondo me tutte lo hanno nel cassetto, perché è stato un must da avere assolutamente. Ha
proprio come delle pagliuzzine all'interno, è grossa, ha una texture molto, molto grossa, e lui invece è assolutamente molto sottile come texture. E Shiny Rose diciamo che potrebbe essere benissimo una via di mezzo come texture tra i due, mettiamola così. E questi erano tutti i miei colori. Allora, in realtà ho anche altre rotelline che però non vi sto a far vedere perché essenzialmente sono colori che uso solo per le tip quando mi devo allenare. Ecco, ad esempio ho tutti questi colori qui, sono vecchi gel che prendo a volte, o semi permanenti che prendo sia su AliExpress, su Wish, sono tutti, vedete, ne ho parecchi, ma non li propongo per le unghie, le uso solo per le tip per quando mi devo allenare, per non consumare i colori che costano tanti soldi. Uso questi, ditemi che non sono l'unica a fare queste cose, perché sennò mi sento strana. In realtà poi sono anche dei bei colori, non è che, però insomma si stendono un po' male e quindi non è che sto a proporli. Per finire mi sono fatta anche una piccola rotellina con alcuni dei colori che ho in versione opaca, così ogni tanto se voglio sapere un colore come rende in versione opaca, eccoli qua. Me ne sono fatti vari, sicuramente i più belli secondo me sono i colori fluo, cioè i colori fluo in versione opaca rendono a meraviglia, sono bellissimi. Thailand Beauty, Papaya Shake, Summer Love e Joker, per me sono i quattro più belli in versione opaca. E questi erano tutti i miei colori. Io spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile, spero di avervi intrattenuto un pochino. Io è un po' che non sto acquistando colori nuovi, onestamente non so quando tornerò qui ad acquistare qualcosa. Non sono una a cui piace accumulare troppo, secondo me, cioè, qui ce ne sono tanti. È vero che mi mancano tanti altri tipi di colori, ad esempio non ho dei gialli, ho pochissimi verdi eccetera, però insomma tra questi ne ho tanti che nemmeno ho mai usato, per cui non continuo a comprare cose che poi magari rimangono lì per degli anni nei cassetti. Vedi ad esempio questi gel color che li ho da, vi ripeto, almeno 2 anni e non li ho mai usati, per cui mi sembra solo uno spreco di soldi e di prodotto, onestamente. Vi aspetto nei commenti con altri suggerimenti per dei prossimi video, vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video, ciao!